anche se di passionale non c'è niente nell'ennesimo atto di violenza contro una donna, questa volta a Genova, dove Bruno Calamaro, piccolo imprenditore italiano di 58 anni, senza precedenti penali, ha sparato a Yamila Gonzalez, 40 anni, cubana, madre di un bimbo. Quindi l'ha scaraventata fuori dalla sua automobile per colpirla ancora una volta e abbandonarla in una stretta via del quartiere di Marassi. Tre colpi in tutto, poi la brevissima fuga. Erano circa le 8:30 di questa mattina e alcuni passanti hanno immediatamente dato l'allarme, riuscendo a segnalare parte della targa dell'uomo. Le forze dell'ordine lo hanno bloccato nel centro di Genova, ponendolo in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. Ha una compagna l'aggressore e probabilmente una relazione anche con Yamila, che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Martino dopo una delicata operazione chirurgica. Secondo le prime informazioni pare non riesca più a muovere le gambe, un prezzo altissimo per il diverbio che avrebbe preceduto quei colpi alla schiena.